Giorno 6. Di nuovo l'incrocio. È passato un altro giorno. Ehi, dov'è? Sì, l'abbiamo trovato. Ma non possiamo entrare. Al telefono di nuovo col signor H. Perché aiuta questo ragazzo? Lo sa che è stato Joshua ad uccidermi. Ok, ti richiamo. Buongiorno, fiorellino. Mi fai morire, Josh. No, aspetta. Di nuovo, diciamo che sia stato io. Che vuoi farci? Semplice, ti? Mi farei cancellare? Non tentarmi. Ma fammi il piacere. Siamo partner io e te. Se io vado, tu sei morto. Schifosa piccola caccola. Lo sapevi quando ci sei entrato? Sapevi che saresti stato al sicuro facendo un patto con me? Ma perché uccidere proprio me? Avresti potuto scegliere chiunque. Perché io? A te non interessano il gioco o le missioni. Tu hai il tuo piano personale. Posta? Una missione. Gioco 6. Batti il boss dello 0 più 5 del 2,2360679. T uguale 60 minuti. Gli incompetenti saranno distrutti. Ecco il timer. Il boss dello 05. Vuole dire due combattimenti. Che 2,23 sia un codice per qualcosa. Per ora lasciamo perdere. Prima vediamo cosa abbiamo accesso. Oggi vedo che ti impegni. Cosa te ne frega delle missioni? Me ne frega molto, Neko. Sono un giocatore. Ma sei vivo? Sì, ma sono sempre un giocatore. Se vengo cancellato dal PS, il me del PR muore. La mia posta in gioco è alta quanto la tua. Ma allora perché metterti in pericolo in questo modo? Meglio che stare nel PR. Ora andiamo. Aspetta. Non crede neanche per un secondo che ti abbia perdonato. Ti sopporto solo per finire le missioni. È tutto. Sì, signore. Simboli e rumori neri. Levitazione. Sferra un fendente verso il basso in uno spazio vuoto per attaccare il nemico con una colonna di luce. Effettua la combo per colpire tutti i nemici in una volta. Questa abilità sostituisce l'abilità di prima o è un'aggiuntiva? Non lo so. Ora Joshua può levitare mentre attacca i nemici. Che invidia. Continua a pestare i nemici e Josh potrà concludere con una mossa finale. Scarica colpi consecutivi a sufficienza e potrà trasformare la sua mossa finale in qualcosa di disgustosamente fantastico. La levitazione rende Joshua significativamente più forte. Usa questo potere a tuo vantaggio. Levitazione co-op. Va bene, proviamo la Stanno apparendo ora. Stanno apparendo i rumori neri. Ecco perché io mi ricordavo che Joshua era bello potente nel gioco della Madonna, nel gioco del DS, perché mi ricordavo delle colonne di luce. Ehi, hey, calmo. Ulla. Ecco fatto. Bel colpo la mossa finale. Bel colpo veramente. Eh sì, come se non lo sapevo. Due. Ti piacerebbe? Non vedo. Dov'è l'altro? Ecco fatto. Dritti in faccia. Spero che i noise quelli neri mi abbiano dato qualcosa. Spero mi abbiano dato qualche spilla bella. I lupetti. Questi sì che sono fastidiosi. Dove sei? Beccati sti colpi di luce, stronzo. Ecco fatto, siamo anche salito di livello. Tra l'altro dovrei mettere gli oggetti che ho preso l'altra volta. Ah no, aspetta, calmo.
Cosa abbiamo ottenuto? E tra l'altro questa sale di livello tra poco. 5.000 yen, 1.000 yen e forte e orgoglioso. Vediamo cosa fa. Allunga la durata degli effetti negativi di immobilità sui nemici. Bello. Tra una cosa e l'altra, finalmente sono riuscito a trovare un'altra di questa qua. Ma non solo una, ne sono riuscito a trovare addirittura due. Oh, che bello. Una si evolve lasciandola da parte, una si evolve utilizzandola. Detto sinceramente, però, ora come ora, non so più se questa tipo di spilla può essere buona nelle nostre combo. Proviamola mal che vada. Si toglie. Neku, attenzione! Cosa? Ci attaccano alle spalle? Oh, bene. Oh. E bastardo. Aia, che dolore. Allora, beccati questo. Dove sei? La forza del nostro... della nostra collaborazione, stronzo! Dove sei? Vieni! Porca miseria! Beccati questo! Ecco fatto! Oh, vabbè, pensavo fosse chissà quale problematica. Allora, si combina bene... si combina bene, è un po' deboluccia perché ormai è una spilla vecchia, però possiamo farla funzionare. Se riusciamo a farla evolvere e si evolve bene, forse qualcosa riusciamo a tirarne fuori. Perché quel rumore ci ha attaccato? Proprio come ieri, attaccano senza nessuna provocazione. Un nuovo tipo di rumore. Ah, ok, sto dicendo che succede. Oh, ne è apparso un altro. Dietro di te. Eh? Che cosa è successo? Sembra che dobbiamo la pelle a qualcuno. Chi? Beat. In ogni caso, siamo fortunati. Non avrei dovuto essere così distratto. Resta concentrato oggi, Neku. I rumori sono sul piede di guerra. Ora, vediamo quali strade sono aperte. In teoria solo questa, giusto? Qualcuno che ci blocca la via oggi? Che cosa succede oggi ai rumori? Si comportano in modo strano. Di solito ci sono due tipi di rumori. I randagi che emergono dalle emozioni negative del PR e quelli creati dai demoni per cancellare i demoni. I randagi non attaccano i giocatori, quindi... il tristo raccoglitore è assetato di sangue. Probabilmente. Ah! Beh, lo sto aspettando. Andiamo! Soprattutto perché vogliamo ucciderlo, giusto? Qualcuno ci blocca la via? No, strano. Però qua c'è qualcuno. Incredible. Ah! Guarda! Oh! Cosa diavolo sono questi rumori? Un demone! Il rumore lo ha attaccato! Allora, Neku? Aiutiamolo! Dobbiamo aiutarlo! Se lo dici tu... Ancora! Dovremmo preoccuparci prima di questi. Dovrà resistere finché non potremo raggiungerlo. Ah! Presto! Chissà se invece ce ne andavamo cosa succedeva. Cioè se anche adesso ne appariva qualcuno. Ok, granchi. Eh sì, ti piacerebbe, eh? Ti piacerebbe. Beccati questo. Colpi di luce. E attacco combo. Bravissimo Joshua. Rest in peace. Ok, fermo. Cosa abbiamo raggiunto? Allora, un altro di questi che non mi serve è un pavorial. Vediamo che cosa fa il pavorial. 5.000 yen. Mi aspettavo una spilla almeno. Il demone dov'è? Andato, temo. L'abbiamo lasciato morire. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, Neku. Eppure, perché quel rumore ha attaccato un demone? I rumori fatti dai demoni non li attaccano. Così avevo sentito, almeno. Allora, cosa diavolo sono questi? Rumori tabù. Live. Vediamo. Abbiamo due spille nuove. Allora, queste via perché ne ho già abbastanza. Attivazione istantanea risonanza PR.
Aumenta l'attacco di qualunque spilla pavo real. Ah, è una spilla brand totalmente. Carina come idea. Mentre l'altra è live. Ingorgo stradale. Gratta uno spazio vuoto. Gratta lo spazio per creare un'onda d'urto. Infligge danno continuo a tutti i nemici e li immobilizza sempre. Alcuni potrebbero essere immuni, ovviamente, quelli volanti. Che palle quelli che volano. Però questa è carina, questa mi piace. Dovremmo provarla. Questa sta facendo bene il suo lavoro, bene o male. Poi più che altro mi è utile perché abbassa la difesa. Oh, guarda che cosa è apparso qua. Un rumore blu. Non ve l'avevo fatto vedere l'altra volta perché mi è successo per caso e non sapevo che fosse una roba, diciamo, speciale. Ma i suddetti rumori blu sono sostanzialmente delle boss fight. Delle mini boss fight. E credo che curarmi sia una buona idea questo giro. Proviamo a combatterlo da solo però. Solo lui. Forse avrei dovuto farne un paio di più però, per aumentare il rate. Oh, due draghi, Beccati questo. E tipo, guarda. Era... Oh, calmi, calmi. Ui, calmo. Ma porca miseria. Perché non riesco ad attaccare? Oh, e che cavolo. Allora. Non è tanto difficile. Però mi sembra strano che non stiano facendo nulla. E ti pareva. Aia. Colpa mia, colpa mia. Dai. Provaci. Aia. Boy. E porca miseria, smettila di andarci. Allora. Una curata. Oh. Doppio tornado. Se continuo a muovermi per adesso, sono salvo. Devo evitare di finirci dentro. Muori, bastardo di un drago. Maledizione. Joshua, però, fai qualcosa anche tu, Beccati questo. Maledetto. Dai che siamo a metà vita. Siamo a metà. Dai, colpiscilo. Allora, non è stata una boss fight così complessa in realtà, E infatti sto usando le carte giusto per finirlo, giusto per sicurezza, visto che si stavano mettendo in posizione di nuovo per fare il tornado. Speriamo di arrivare a 4. Ehi. Ah, dannazione, vabbè, 3.9, va bene uguale. Credo che li abbiamo uccisi. Questa, allora, vi dico sinceramente, non è stata difficile. Il primo rumore blu che ho fatto, che era una volpe a 9 code, è stata totalmente peggio. Era molto peggio, non avevo dietro le cure perché non sapevo cosa stavo andando a fare, sinceramente. Grado A, potevamo prendere di meglio. E abbiamo preso un irrequieto. Irrequieto che è tutto pavo real, tra l'altro. Anche questa gratta uno spazio vuoto. Immobilizza sempre anche questa. C'è la versione pavo real di questa qui, insomma, che è Tiger Punks. È uguale. Ehi, il ragazzo dell'altra volta. Oh, guarda.
No, no, so che pezzo è. Ah, ce ne sono altri. Sota, mi spiace, non posso. No, resta con me. Dobbiamo finire questa cosa insieme. Vorrei tanto, ma non credo che ce la farò. Scusa, Sota. No! No! Dannazione! Dannazione! No! Senza un partner, la seguirà fra poco. Allora, Neku, lo aiutiamo lo stesso. Aiutiamolo, ovviamente. C'è anche da chiederlo. Andiamo! No! Mi sa che ti seguirò tra poco. No! Ma non siete... Ci pensiamo noi! Dai, Joshua! Sono pronto! Chi sarà il nostro avversario? Rinoceronti? Molto probabile. No! Wow! Sei morto per colpa del granchio? Sincero? Bro, va bene tutto, ma... Per colpa dei granchietti magari anche no, eh. Cioè, ti accettavo se mi dicevi... calmo. Se mi dicevi che ti aveva ucciso il rinoceronte o già il canguro, te lo accettavo molto di più la cosa. Ma ucciso dai granchietti magari anche no, eh. Dai, va bene tutto. Rest in peace. Vediamo. Ah, abbiamo preso un altro di questi. 4 addirittura, neanche uno. Sono tutti soldi che ci entrano nelle tasche. Potenziamento difesa, mica male. Stai bene? Già, mi avete salvato le chiappe. Beh, per ora almeno. Ho perso Nao. Non mi resta molto tempo. Se fossimo arrivati prima. Non è colpa vostra, ragazzi. Non sono stato abbastanza forte. Fine della storia. Neku e Joshua, giusto? Già, vedete di sopravvivere. Salva la tua vecchia partner. Spero che tutti e tre riuscirete a tornare indietro. Ah, siamo arrivati troppo tardi. Erano proprio qui, ma non ho potuto fare niente. Potremmo essere l'ultima coppia rimasta. Restiamo concentrati. Maledetti demoni. Arrabbiato? Altro che se sono arrabbiato. Almeno tu sei ancora nel gioco. Sì, e le altre persone che non lo sono? Al diavolo il gioco, queste sono persone, non giocattoli. Perché questo improvviso interesse? Non credevo ti interessassero gli altri giocatori. No. No cosa? Certo che gli altri giocatori sono estranei. Non solo altri giocatori, tutti. Non so chi siano, da dove vengono, cosa interessi loro. Ma da quando sono arrivato nel PS io ho parlato un po' con loro. Ho iniziato a conoscerli, li ho sentiti vicini. Ho sentito crescere il mio mondo, solo un pochino. Ma ora è diverso. Non sono solo estranei, non posso ignorarli così. Cavoli, non sembri neanche tu. Beh, non farti troppe speranze. Non capirei mai davvero la gente attorno a te. Goditi l'attimo. Godersi proprio il mondo significa allargarlo. Finalmente lo capisco. Il mondo quando sei da solo sembra piccolissimo. Devi comunicare con gli altri. Forse è così. Solo permettendo agli estranei di entrare possiamo trovare nuovi modi per essere noi stessi. È possibile. Ora sei pronto? Sembra che le missioni tocchino a noi. Attacco in velocità. Trascina Neku in uno scatto scaraventando i nemici. Infligge danno. Ah, non male. Questa potrebbe essere una buona combinazione insieme a tutto il resto. Magari potrei togliere questa. Potremmo avere una bella combo fisica effettivamente. Potremmo iniziare già ad avere una bella combo fisica noi.